We may all know words that seem sweet, but if you feel like I feel, let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Siccome siamo un po' curiosi di vedere quello che succede nella nostra città, degli amici ci hanno detto che qui a Via del Serafico ci sarebbe stata in questo complesso una mostra di uccellini, parliamo di canarini, pappagallini, esotici, ibridi, eccetera, addirittura riuniti per un campionato regionale, quindi ci faremo spiegare un po' che cosa significa. E allora, se Damiano ha la compiacenza di seguirmi, ci avviamo verso la mostra. Teleambiente, la testata dell'ambiente, quindi siamo degli ambientalisti e si vince anche dalla nostra testata. E siamo anche animalisti, nel senso siamo a difesa dell'animale. Devo dire la verità che ho qualche perplessità su un uccellino messo in una gabbia di 40 cm per 40, che è la sua dimora per i 10 anni, 12 anni che vive. A me piace vedere l'uccellino che vola da un albero all'altro, quando vado in una pineta, eccetera. Cerchi di convincermi che è giusto quello che fate, altrimenti io parto da una posizione critica. Guardi, queste gabbie che lei vedrà qui sono gabbie da esposizione, sono più piccole del normale, sono standardizzate ma sono effettivamente più piccoline, però per 3, 4, 5 giorni l'uccellino non ne patisce. In allevamento abbiamo delle gabbie più grandi dove sono ospitati regolarmente e dove si riproducono. Consideri che circa 400-500 anni fa questi uccellini furono importati in Europa e da importati, diciamo, clandestinamente all'epoca, non è che ci fossero delle regolamentazioni, e da quel momento in poi il loro habitat è diventato la gabbia. Ora, se oggi noi li dovessimo liberare, andrebbero a morte sicura, perché non hanno l'abitudine a cibarsi di quello che sta all'esterno, e oltretutto andrebbero incontro ai predatori, rapaci predatori, perché con le loro livree appariscenti sarebbero facile bersaglio. Per cui diciamo che E poi mi scusi, secondo me hanno preso anche troppo dimestichezza con l'uomo, sì, che è il principale nemico degli animali. Sì, diciamo che c'è questa anche simbiosi, purtroppo, diciamo, perché l'animale è un animale, però questo è un animale, un uccellino domestico, che altrimenti non potrebbe sopravvivere. D'altra parte c'è anche un altro discorso da fare. Ammesso che noi volessimo liberarli, cioè sarebbe uno sterminio, per cui esistono, manteniamoli bene, curiamoli bene, facciamoli anche riprodurre, perché possono diventare invece, e questo torno al suo discorso dell'ambiente a cui noi teniamo molto, veicolo di istruzione per i giovani, perché guardi che vedere dentro una gabbietta un uccellino che si riproduce, che da un ovino piccolino così nasce un piccolo che poi cresce, è molto, io l'ho constatato personalmente, è molto educativo, e probabilmente quei bambini lì, quei giovani lì, avranno un rispetto maggiore anche per l'ambiente. Io voglio aggiungere una malignità tutta mia. Mi auguro che, se questo è un sistema per eliminare la vocazione nelle nuove generazioni per la caccia, ben venga anche l'allevamento di canarini. Just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You be like heaven to touch. Heaven to touch. I wanna hold you so much. Hold you so much. And long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Caught in the way that I stand. The way that I stand. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. Words left to but speak. If you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. To warm the lonely night.
sezione dei canarini di colore, così chiamati perché, diciamo, per spiegarlo semplicemente alle persone che stanno a casa, di colore, di aspetto e colore diverso dal canarino ancestrale delle Canarie, che si presenta simile al nostro verzellino, con un uccellino verde con delle striature nere. Diciamo... Quindi queste mutazioni di colore sono avvenute attraverso incroci e attraverso sistemi alimentari? Sì, in pratica nell'importazione di 400-500 anni fa il cambiamento di clima e delle abitudini alimentari hanno fatto sì che man mano questi uccellini perdessero delle caratteristiche proprie del piumaggio e ne prendessero delle altre. Diciamo che il più evidente è dal verde con le striature nere al giallo che oggi noi vediamo. Successivamente poi con vari accoppiamenti abbiamo avuto tutta, senza però mai entrare a manipolazioni genetiche, ma a mutazioni naturali. Ecco, questo io volevo, almeno questo è salvo, cioè queste differenziazioni sono avvenute soltanto attraverso alimentazioni e incroci, alimentazioni che d'altra parte devono essere compatibili con la salute del soggetto, altrimenti muore. Guardi, se questi soggetti non fossero tenuti bene non potrebbero cantare, saltare e stare così bene anche in esposizione, per cui diciamo che c'è una cura continua e senz'altro nessuno di questi uccelli qui esposti ha subito alcuna manipolazione, è il naturale reincrocio di vari tipi. Sì, sì, come nella razza umana abbiamo avuto la pelle scura e la pelle chiara che hanno dato il mulatto. Esatto, la stessa cosa. Siccome qui avevamo tante varietà diverse, abbiamo poi ottenuto tanti vestiti diversi. La mostra, adesso torniamo alla mostra, è incardinata su 4-5 filoni, cioè il canarino viene scelto e messo a concorso secondo il colore, secondo la forma. E... Diciamo che la manifestazione è divisa in 7 categorie. Ci sono i canarini arricciati che poi vedremo, i canarini di colore che sono questi che stiamo vedendo adesso. Ma gli arricciati una volta si chiamavano olandesi? Ma probabilmente sì, adesso si chiamano canarini di forma e posizione arricciati. E poi abbiamo la parte Yei che sono ibridi indigeni ed esotici. Indigeni però non possono essere esposti qui nel Lazio perché non c'è l'autorizzazione. Per chi non è poi addetto ai lavori, il libro è, se io metto un canarino e un cardellino. Esatto, otterremo un incrocio tra una razza e l'altra. Però il cardellino è protetto. Il cardellino è protetto e infatti diciamo che non si possono prendere cardellini per fare anche questi incroci. Però bisogna dire su questo un piccolo preambolo, che tutte le regioni italiane hanno legiferato in tal senso, hanno dato l'autorizzazione alla detenzione di un certo numero di indigeni. La regione Lazio non ha dato questa autorizzazione, per cui diciamo che se un allevatore trova un amico dell'Emilia Romagna che gli dà un cardellino nato in gabbia con tanto di certificato e lo accoppia con un canarino che è a casa, non commette nessun illecito perché ha l'autorizzazione in mano della regione di provenienza. Se le mie conoscenze del settore non sono errati, allora i napoletani continueranno a dominare con i famosi incardellati. Guardi, diciamo che adesso senza voler andare a discriminare, una volta era così, a discriminare questa o quella regione, questa o quella città, diciamo che fino a che non verrà legiferata in maniera esatta questa disciplina, probabilmente esisterà ancora questo mercato sotterraneo. Nel giorno che sarà disciplinata probabilmente non esisterà più neanche questo mercato, chiamiamolo tra virgolette, clandestino. Senta, mentre chiediamo la cortesia di seguirci al nostro operatore, ci indichi magari qualche soggetto che abbia una curiosità particolare, vogliamo anche dare due consigli, ma proprio brevi perché non abbiamo nessuno scopo didascalico. Qualche consiglio a chi ha a casa la gabbietta del canarino che magari non andrà mai in nessuna mostra? Ma chi è che ha a casa la gabbietta del canarino è preso in un'uccelleria o perché un amico gliel'ha regalato? Diciamo che le cose da fare sono minime tutto sommato. L'igiene, pulire tutti i giorni la gabbia, far sì che tutti i giorni abbiano l'acqua fresca, i semi e il pastoncino che non debba essere troppo ricco di grassi perché altrimenti può creare delle problematiche al fegato. Se non mi ricordo male, per vedere se l'animale
ha il fegato che non va bene, bisogna guardarlo sotto, alzargli le piume, vedere se è rossastro, esatto. E allora non va bene. Esatto, probabilmente in quel caso è stata fatta, data un'alimentazione errata che ha gravato sul fegato, e quello è il primo sintomo di un canino che, se non viene immediatamente, non tanto curato, alimentato correttamente, rischia di morire abbastanza facilmente. Se mi ricordo bene, solo scagliola. Esatto, solo scagliola. E in quanto, diciamo questo, che la mortalità del canarino, ma di questi uccellini in genere, può avvenire per due motivi. Una sono le malattie intestinali, più o meno quello che stiamo dicendo adesso. L'altra possono essere malattie respiratorie. Qui diciamo che la persona che a casa ha una coppia di uccellini in genere fa un errore abbastanza grande. Dentro e fuori. Esatto, il dentro e fuori, cioè mettere la notte dentro l'uccellino e il giorno metterlo poi fuori. Questo significa che lui subisce degli sbalzi termici che possono creare una malattia da raffreddamento, e anche questa può causare la morte. Diciamo che il soggetto in gabbia deve stare in un ambiente sempre lo stesso, con quel minimo di cure, non deve stare sotto l'acqua, non deve stare alle correnti d'aria. Il freddo non è una causa determinante per la mortalità, mentre la corrente d'aria può causare causa sicuramente più spesso la malattia da Let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Cominciamo a curiosare tra questi espositori, sono questi arricciati, perché leggo qui, sono canarini bellissimi, vediamo di trovare qualcuno che ne capisca più di noi. Buongiorno, scusi, lei è un espositore? Sì. Gigante sono di Terambiente. Luigi Piengo. Ci dà qualche informazioni su questi arricciati, perché io leggo arricciati. Sì, sono canarini arricciati, cioè questi sono naturalmente, come tutti i canarini, provengono dal famoso progenitore delle isole Canarie, no? Da allora, tramite medicamenti, accoppiamenti avvenuti in cattività nel corso di secoli, si sono ottenute varie forme di nuovi tipi di canarini. Gli arricciati nascono praticamente nel continente europeo intorno al 1700, principalmente in Francia, dove venivano addirittura chiamati trombettieri. Perché? Perché le prime arricciature sono comparse sulle spalline, e questa arricciatura che avevano sulle spalline questi canarini ricordava vagamente le uniformi dei trombettieri del re, e vennero chiamati trombettieri. E poi, sempre tramite opportuni meticciamenti e incroci, si sono ottenute varie razze. Abbiamo qui, vede, questi di taglia molto grande, che sono gli arricciati di Parigi. Sono uccelli che si differenziano dall'altro non solo per il tipo di arricciatura. Noi abbiamo i padovani, se non mi sbaglio. Padovani è una razza tipicamente italiana, e qui, se si avvicina un attimino, faccio vedere, ecco, questo è un esemplare, questo è un padovano ciuffato perché ha quel caschetto sulla testa, vede, con tutte le piume che ricadono sul davanti e sugli occhi. Che ricorda un po' il Glosser inglese. Ricorda un po' il Glosser inglese, e ricorda un pochettino i primi capelli che portavano i Beatles negli anni 60. E altra razza italiana, riconosciuta da poco, è una razza praticamente che abbiamo da una quindicina d'anni, è il Fiorino. Ecco, questa è un'altra razza tipicamente italiana, Fiorino, perché è stata creata da alcuni allevatori fiorentini e principalmente dal professor Zingoni. Fiore naturalmente non per la forma del canarino, ma per il giglio che rappresenta la città di Firenze. Che mi pare questo canarino presenti le arricciature soltanto sul dorso, sì, e sotto, sì, le ali. Sì, sì, sul dorso, cioè sul bouquet davanti, sullo sterno, sul petto. Si chiama spallina, se non sbaglio. Le spalline, quelli sono i fianchi. I laterali. I fianchi praticamente. Ha queste arricciature sui fianchi, devono essere più simmetriche possibili. Poi c'è questo bouquet davanti, sullo sterno, questa tipica arricciatura che c'ha
hanno i canarini. In questi tipi di canarini è ininfluente il colore? No, il colore non ha nessuna importanza. Diciamo che principalmente nei canarini arricciati troviamo il giallo, il verde, i pezzati, l'ardesia, il cinnamon. Una volta fu tentato di introdurre il colore, l'arancio, il rosso nei canarini arricciati, però perdevano un pochettino di bellezza. Sembra assurdo, però il colore rosso in questo particolare tipo di canarino lo fa sminuire un attimino. Allora troviamo quello che viene chiamato volgarmente il pappagallino, ma non mi sembra che questo sia il caso del pappagallino, perché ci sono pappagalloni. Mi sbaglio o sono di razza inglese questi? A parte il colore che ricorda vagamente il pappagallino ondulato australiano, in questo caso qui perché abbiamo dei soggetti verdi, però la taglia come vede è molto più grande perché sono uccelli selezionati in Inghilterra e l'hanno ingigantito la taglia, infatti si chiamano ondulati di razza inglese. Senta, ma questi inglesi devono essere grossi agricoltori? Perché se andiamo a vedere i canarini di forma e posizione, tipo i Gloucester, sono inglesi. I pappagalli portati a dimensioni e ad equilibri sicuramente superiori al nostro pappagallino sono inglesi. E io sono dei grossi ornicultori gli inglesi allora. Ma se per grande le intende per il fatto che ingigantiscono l'Italia, siamo d'accordo. Diciamo che gli inglesi si differenziano dal resto degli allevatori europei perché hanno delle razze che hanno selezionato loro in maniera particolare. Prima non abbiamo visto, ma nei canarini per esempio arricciati, adesso anche i giapponesi hanno tirato fuori una razza. Arrivati pure i giapponesi qua! Che si chiama Japanoso e l'hanno come loro abitudine, come tutte le cose praticamente che rimpiccoliscono, hanno rimpiccolito le razze arricciate. Mentre invece in inglesi e nei pappagallini e in altri tipi di canarini che dopo se vuole potremo andare a vedere, hanno ingigantito moltissimo le taglie. Ma a livello di ornitologi, di allevatori, gli italiani cosa valgono? E gli italiani valgono moltissimo, al di là del fatto della la classica razza sassone, cioè i canarini di colore, e poi abbiamo praticamente creato delle nuovissime razze arricciate, vi ho fatto vedere prima il fiorino, il padovano, il Gibber Italicus, che è un canarino anche quello arricciato molto particolare, e poi insomma anche se abbiamo imparato moltissimo dagli inglesi per quello che riguarda le loro razze, oggi credo che il fior fiore dei canarini inglesi come tipicità, quelli che si avvicinano di più allo standard, li possiamo trovare in Italia. Senta, lei ha fatto bene a indicarmi questa direzione perché vedo un uccello dai colori strabilianti. Questo è un uccellino sudamericano. Aspetti, mi devo mettere in posizione diversa perché non lo vorrei impallare con la telecamera. Allora, questo, quello che vede qui, è un uccellino sudamericano, appartiene alla specie degli Spinus, è un... Scusi, ma il lucarino non è un uccello che vive in libertà e nel Veneto, nel Trentino, da noi? Lucarino europeo, però... Questo è il classico bel diamantino. No, questo è un diamante coda lunga, è un altro uccello... Ah no, questo è il coda lunga, ragione. Sì, il diamante coda lunga, è un altro uccello esotico, che comunque sono tantissimi anni. Quello è il diamantino. Questo è il più classico dei diamantini, quello che conoscono un pochettino tutti quanti, quello che si trova con più facilità, si reperisce con un po' più di facilità nelle uccellerie. Senta, mi viene una curiosità, cosa può costare un animalino del genere? Adesso non parliamo del campione che ha vinto la mostra, ma se per appagare il mio gusto estetico volessi possedere un diamantino coda lunga, cosa andrebbe a costare? Ma io credo che con una quarantina, cinquantina di mila lire lo prendo tranquillamente. Let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Siccome abbiamo visto che questa è una mostra, abbiamo visto dei cartellini, questo presuppone, e questo diciamo a beneficio di chi è a casa e magari non è addentro alle mostre, che ci sia poi qualcuno che giudichi
l'aderenza del soggetto esposto a quelli che sono gli standard di razza. E quindi ci sono i giudici, che possono essere regionali, nazionali e addirittura internazionali, una specie come dell'arbitro di calcio, che a livello di categorie che vanno mano a mano salendo. E noi abbiamo avuto la fortuna di incontrare qui l'avvocato Brunelli, che è uno dei più importanti giudici italiani, essendo stato portato al rango di arbitro giudice internazionale di Canarini. Sì, giudice internazionale, diciamo, dopo 10 anni da regionale, 15 da nazionale, si può fare l'esame da giudice internazionale. E niente, per spiegare un attimo brevissimo, la figura del giudice: noi siamo convocati dalla Federazione Italiana che ha sede in Piacenza e dal Presidente dell'Ordine dei Giudici, siamo convocati nelle varie mostre in Italia che sono apposte a carattere regionale e nazionale, oppure in Europa a carattere internazionale. Noi internazionali siamo convocati invece dalla Commissione Mondiale che ha sede a Bruxelles. Quindi veniamo chiamati almeno 2 giorni prima dell'apertura delle mostre al pubblico e un giorno dopo, quindi dall'ingaggio dei soggetti da parte degli allevatori, giudichiamo mediamente dagli 80 ai 100 soggetti al giorno, secondo delle regole e dei criteri che sono quelli fissati dalle commissioni tecniche nazionali o dalla commissione tecnica internazionale nel caso nostro. Dobbiamo rispettare, diciamo, l'aderenza degli uccelli, dei soggetti, a delle caratteristiche di tipo morfologico e di tipo strutturale. Essenzialmente sono 2 grandi criteri sui quali noi affrontiamo il giudizio: uno è sul colore, disegno, forma, arricciatura e tipo a seconda delle varie razze, e uno invece è sulla parte morfologica, quindi le dimensioni, il portamento, il piumaggio e così via. E abbiamo, diciamo, una scala teorica che parte da 100, una scala reale che inizia da 93, la COM, che la Commissione Mondiale prevede 93 come punteggio massimo, quindi il 93 è il campione assoluto, e a scendere fino agli 80 punti. Sotto gli 80 il soggetto è declassato, quindi significa che non è un bastardo, nel senso che non appartiene a nessuna categoria specifica. Abbiamo paragonato, scherzando, il giudice dei Canarini ad un arbitro di calcio. Contrariamente alle regole, do del tuo a Riccardo Brunelli, perché siamo vecchi amici, quindi non mi riesce di darti dall'erica. Sì. Ti volevo dire, quindi assecondami nello scherzo, nel paragone con l'arbitro di calcio: ti è capitato qualche volta di fischiare un rigore sbagliato? Mi spiego: di aver giudicato il mercoledì un Canarino vicino a un altro, dandogli un punteggio che preferiva il soggetto A rispetto al soggetto B, diciamo. Il sabato, vedendo Leopoldo in mostra, ti sei reso conto che era migliore l'altro. Ti è capitato di aver avuto la percezione di aver fischiato un rigore sbagliato, quindi una penalità? La verità. La verità è che senz'altro capita che uno può commettere degli errori che sono legati a diverse condizioni. Sono, per esempio, in alcuni casi dipende dall'ora in cui uno giudica. Per esempio, noi iniziamo mediamente alle 8 di mattina, quindi il primo sfortunato soggetto, Canarino, che ti capita alle 8:05, è, diciamo, costretto a delle condizioni di luce, a delle condizioni ambientali, allo stress della notte, all'umidità della mattina, a proporsi al giudice in un modo certamente diverso di quello che è il soggetto che arriva alle 2 di pomeriggio. Quindi già questo è una condizione importante, e dipende anche dalle condizioni, oltre quindi di luce e climatiche, a volte anche proprio allo stato fisico del Canarino. Spesso purtroppo succede che in molte manifestazioni, direi, userei un termine brutto, disorganizzate, capita che la sera prima del giudizio, dove sovente c'è l'ingabbio, gli allevatori arrivano dopo, diciamo, l'orario di lavoro ad ingabbiare i loro soggetti, quindi li portano alle 8 alle 9 di sera, e l'associazione è costretta a tour di forza notturni fino a mezzanotte, l'una alle 2 di notte, per ingabbiarsi i Canarini. E quindi è evidente che il soggetto che ha dormito le 4 le 5 ore sotto le luci che voi potete vedere dal giro che avete fatto, mediamente sono al mercurio, allo iodio, quindi luci molto forti, danno al Canarino una condizione di stress, per cui quando sta sul tavolo di giuria è impallonato, è gonfio, apre il becco, ha un portamento strano. Questa è una condizione che può dare errore. E la seconda è anche nelle gabbie, quindi le gabbie, per esempio, che sono
sporche, sono mal pulite, non hanno fondi, si presenta male, a volte capita che casca il bastoncino, come vedete qua c'hanno tutti due bastoncini, sono gabbie, magari ce n'è uno perché uno è cascato e quindi il giudice è costretto a giudicare quello che vede. Ma non vuoi ammettere che hai fischiato un rigore sbagliato? No, lo ammetto, ho fischiato molti rigori sbagliati legati a questo, poi certo può essere pure che uno può confondere, è difficile sbagliarsi perché... Riccardo, uno... io lo sto mettendo sullo scherzo chiaramente, no, sull'ironico. Ripeto, è difficile che un giudice si sbagli perché un soggetto oggettivamente brutto sia premiato rispetto a uno oggettivamente bello. Questo ritengo che forse, l'incapacità di qualche giudice può essere pure, ma legata più all'inesperienza. Invece molto spesso capita, però l'allevatore non se ne può rendere conto, che la domenica o il sabato soggetti migliori siano, diciamo, abbiano avuto, diciamo, delle ingiustizie che spesso sono legate a fattori, diciamo, esogeni rispetto al giudizio. Ecco, questo direi che è abbastanza frequente. Riccardo, ti ringrazio di aver accettato l'intervista e anche la mia ironia. Per carità, è stato un piacere. Grazie e buon lavoro. Grazie. Ciao. Ciao. Allora cambiamo sala e vedo inglesi Gloucester, che è una razza di canarini inglesi. Vedo qui un espositore? Sì, sono un espositore e anche un allevatore. Questo. Gigante di teleambiente. Piacere, Davide. Non posso nascondere che io ho una simpatia particolare per i Gloucester, per questa razza di canarini che, confessiamolo, li ho anche allevati. Sì, e sono dei canarini molto strani, molto belli. Damiano, mi raccomando, perché guarda, per me sono tra i più bei canarini che ci sono. E questi sono di due tipi, questi qui che si chiamano Corona, è vero? Questo è il Corona. C'è il consort. Il consort che è questo. Quando vengono accoppiati questi due canarini, viene accoppiato un corona che ha il ciuffo e un altro con la testa liscia, senza ciuffo, perché altrimenti fanno dei brutti sbuffi sulla testa. Oppure per ingrandire la testa, che è una caratteristica di questo canarino, si accoppiano due consort. Si accoppiano due consort, però dopo, quando andiamo a riaccoppiarlo con un altro che ha il ciuffo, rimane sempre con la testa un po' più grossa e il ciuffo più piccolo, che è penalizzato nel giudizio. Certamente. Questi, riferendoci anche a una cosa che mi pare che avevamo detto prima, sono canarini inglesi, sono una razza inglese. Questi vengono demonizzati inglesi perché l'hanno fatti in Inghilterra, sono stati fatti da 300-400 anni e sono fatti in Inghilterra. Però ci sono anche altri canarini simili che sono stati fatti in Spagna, in Francia. Senta, è un canarino difficile da avere in casa? No. Oltre che come allevatore, e va bene, l'allevatore ha un suo discorso di riproduzione per fare il soggetto da mostra, eccetera. Ma voglio dire, siccome mi sembra simpatico come uccello, anche vivace come uccello, potrebbe anche diventare un uccello da appartamento, cioè quella, la classica gabbietta che noi abbiamo in casa. Sono uccelli che si tengono facilmente? Sì, sono facili da tenere in casa perché basta tenere una coppia e tranquillamente sono piacevoli da vedere perché sono vivaci, sono canarini che anche danno delle soddisfazioni perché allevano la prole tranquillamente. Senta, vogliamo fare un gioco io e lei? Non ce ne abbia il signor Tirone, sì, che è il giudice nazionale che ha giudicato questi canarini. Il signor Tirone dirà che noi non siamo competenti, quindi noi lo prendiamo come un gioco. Sì. Ci piacciono i giudizi che ha dato il signor Tirone? Cioè, noi siamo d'accordo che quelli che vengono classificati primi siano veramente primi, o qualche animalino è sfuggito? Io penso che, essendo una cosa personale, il giudizio non viene mai, è sempre una cosa interiore, come uno lo vede il canarino, perciò ogni giudizio che ognuno fa sono sempre diversi. Perciò io, se vado a giudicare un canarino, a questo magari gli do 88, invece qui ha preso 91. Perciò i giudizi non sono mai uniformi. Mi indichi un canarino che le piace su questa spalletta. Un canarino che mi piace, siccome che è mio, vado a indicare questo qua che ha preso soltanto 87 punti. 87 punti, vediamo. Allora, io le dico che è lungo. Sì, è vero? Taglia lungo, sì. Come taglia è lungo. Poi,
è un pochino allentato di piumaggio. Sì, quello è vero. È vero? Sì. La corona non è regolarissima. La corona, diciamo, non è proprio regolare, però diciamo ci sta, come corona ci sta. Questo è un bel soggetto da allevamento. Cioè, se lei questo lo mette con l'altro sesso di piumaggio tirato, sì, gli eleva i difetti, sì, gli mette una... Questo è un maschio? Questo è un maschio. Si vede. Se lei mette una consortina piccolina, lo abbassa di taglia, fa un bel canarino. Certo, sicuramente vedo che lei è un esperto. No, no, non volevo fare esperto. L'abbiamo presa come uno scherzo. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You be like heaven to touch. I wanna hold you so much. And long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Caught in the way that I stand. The way that I stand. There's nothing else.